La pace dei santi sia con voi. Il 4 gennaio la Chiesa celebra la memoria di Sant'Angela da Foligno, terziaria francescana. Dopo essersi recata ad Assisi ed aver avuto esperienze mistiche, avviò un'intensa attività apostolica per aiutare il prossimo e soprattutto i suoi concittadini affetti da lebbra. Una volta morti marito e figli, diede tutti i suoi averi ai poveri ed entrò nel terz'ordine francescano. Da quel momento visse in modo cristocentrico, ovvero tramite l'amore giunge all'identica mistica con Cristo. Per i suoi scritti assai profondi è stata chiamata maestra di teologia. Il 3 aprile 1701 furono concessi l'eucologia per la celebrazione eucaristica e la liturgia delle ore propri in onore della Beata. Infine, il 9 ottobre 2013, Papa Francesco, accogliendo la relazione del prefetto della Congregazione per le cause dei santi, ha iscritto la Beata Angela da Foligno nel catalogo dei santi, estendendone il culto liturgico alla Chiesa universale. Il 4 gennaio la Chiesa celebra anche la memoria della Beata Cristiana da Santa Croce, Vergine. Battezzata con il nome di Oringa, nacque a Santa Croce sull'Arno tra il 1237 e il 1240, in una famiglia di umili condizioni. Fin dall'infanzia cominciò a manifestare interesse verso la vita religiosa e la preghiera, che curava con particolare dedizione, mentre era sola per badare alle pecore. Preferì dedicarsi al Signore e non volle sposarsi nonostante le pressioni dei familiari. Trasferita a Lucca, si procurava vitto e vesti servendo come domestica. Nel 1265 intraprese un pellegrinaggio al santuario di San Michele al Gargano e a Roma e aveva fatto voto di visitare i corpi dei santi martiri fino alla morte. Fu in questo periodo che venne chiamata con il nome di Cristiana. Ad Assisi il Signore le mostrò in visione la fondazione di una casa religiosa nel suo paese natio. Ottenuta una costruzione dal comune, il 24 dicembre 1279 vi si rinchiuse con alcune compagne, dando inizio al monastero di Santa Maria Novella, posto dalla fondatrice sotto la regola di Sant'Agostino e canonicamente riconosciuto nel 1296. Colpita da grave infermità, Cristiana morì il 4 gennaio 1310. Buon onomastico a tutte coloro che portano il nome di Sant'Angela e della Beata Cristiana. Ed auguri a quanti il 4 gennaio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.